Adesso abbiamo Luigi ha fatto questa cosa qua per provare. Con gli applausi finti. Attenzione che sei davanti, Gigi. Poi ci sarà fatto fare i questionari, però adesso ho già chiuso la... Avete avuto delle discussioni per dare il nome alla TV o era già chiaro che si sarebbe chiamata così? Parli tu? No, poi no, è venuto praticamente naturale quello di qualificarci per quello che siamo, quindi una realtà parrocchiale, e allora ci sembrava giusto mantenere questo, come dire, questo marchio, di modo che tutti quelli che ci guardano sanno che tipo di realtà sta dietro a questo, alle nostre trasmissioni. Quindi è venuto spontaneo subito chiamarci San Paolo TV, perché noi siamo della parrocchia di San Paolo. Adesso quanti siete che lavorano in San Paolo TV? Dunque, per il momento abbiamo installato l'antenna e abbiamo collegato all'antenna il trasmettitore, per cui attualmente ha lavorato Luigi, che è qui di fianco a me, con un suo amico per fare tutti i collegamenti, tutta la parte tecnica. E abbiamo fatto alcune prove di trasmissione che hanno dato dei risultati buoni. Non abbiamo però ancora in effetti prodotto niente, nel senso che filmati così non li abbiamo fatti. Penso che uno dei vantaggi della TV di strada sia quello di coinvolgere giovani in particolare nella realizzazione dei programmi, e per questa ragione io conto su una certa partecipazione da parte di operatori e di tecnici e intervistatori. Io ipotizzo, ecco, di poter coinvolgere una decina di persone. Sì, tipo con l'inizio dell'attività in parrocchia da settembre si inizierà sicuramente a coinvolgere un gruppo di ragazzi interessati e far lavorare loro, stimolandoli a produrre, a intervistare qualunque produzione di materiale verrà portata avanti in questo modo, insomma. Quindi l'idea chi è che è venuta? L'idea è venuta a me perché io ho letto un articolo di Avvenire che diceva di Orfeo TV, questa TV di strada di Bologna, con un'intervista al, come dire, al promotore di questa TV di strada. E siccome io mi ero già dato da fare per cercare il modo in cui poter realizzare una cosa di questo genere, l'articolo mi ha incuriosito molto. Poi ho telefonato a quelli di Orfeo TV che mi hanno incoraggiato a intraprendere un'iniziativa di questo genere. E quindi da lì ho coinvolto Gigi, che subito ha aderito a quest'idea, e ci siamo dati da fare grazie alle indicazioni che ci ha dato Orfeo TV per comprare il materiale necessario a fare una trasmissione, a trasmettere. Fatto, detto fatto, è passato un po' di tempo per trovare il materiale giusto per noi e adesso siamo in grado di poter trasmettere. Manca l'ultimo pezzo, cioè quello di appunto cominciare a usare la telecamera, cominciare a usare il computer per il montaggio, il mixer per le trasmissioni, però abbiamo già tutto questo materiale, dobbiamo metterlo in ordine. Sì, diciamo che la parte tecnica ha richiesto ovviamente tempo per provare, perché è una cosa completamente nuova. Non si va in un negozio e si dice voglio una TV, dammi la roba che serve. Abbiamo soprattutto visto le istruzioni di Orfeo, che però in una zona probabilmente questa, come questa, dove non ci sono coni d'ombra perché è tutto piatto, è risultato difficile andare su un cono d'ombra proprio perché non ci sono. E quindi alla fine abbiamo provato a trasmettere in UHF su canali, diciamo, già assegnati, che comunque qua si ricevono male, ma è praticamente impossibile, almeno il risultato è praticamente impossibile. Allora siamo andati nella terza banda, dove sono canali completamente liberi,
e invece lì ci sono stati dei risultati, insomma. A questo proposito devo dire anche che è stato prezioso per noi l'idea di Telecitofono, perché proprio dalla Gazzetta di Reggio, in prima pagina, adesso non ricordo, comunque ho tenuto il ritaglio del giornale, parlava di questa vostra emittente che andava in terza banda. Allora da lì l'idea di poter anche noi accedere alla terza banda, cosa che fino a quel momento avevamo escluso. E dopo quindi abbiamo dovuto di nuovo ricercare il materiale adatto e così. Per cui senz'altro, ecco, molto importante per questa piccola esperienza anche un collegamento fra le TV di strada, sia come ho detto per l'idea e per il reperimento del materiale, ma sia anche per come dire, gli accorgimenti tecnici che permettono una buona trasmissione anche all'interno di una città come la nostra, dove tutti i canali in HF sono già assegnati. A parte le difficoltà tecniche, ne avete incontrate altre di altro tipo, qualche scetticità? Dunque, difficoltà oltre a quelle tecniche per il momento no, un'unica visita di un funzionario, non so, della questura di Parma, che è venuto a chiedere informazioni ancora prima che noi trasmettessimo sulle nostre intenzioni, in merito a una segnalazione che il Ministero dell'Interno aveva fatto arrivare alla questura di Parma su di una eventuale TV di strada, ed era la nostra. E, in sostanza, ecco, l'indagine consisteva nel vedere che cosa vogliamo fare, che tipo di copertura potrebbe avere la nostra televisione. Fatta questa indagine, ecco, diciamo che si è conclusa in un nulla di fatto, cioè in sostanza, in via informale, non dovremmo dare fastidio a nessuno e quindi la possiamo fare, ma noi ovviamente non abbiamo in mano nessuna autorizzazione, nessuna concessione. Un segnale che non arriva. Dunque sì, in sostanza, per quanto riguarda le spese necessarie alla trasmissione e poi quelle eventuali per realizzare le nostre trasmissioni, noi ricorriamo alla comunità, quindi è la cassa della parrocchia che ci fornisce tutti i mezzi necessari per fare le nostre trasmissioni. E contiamo su questo perché penso di poter così coinvolgere anche le persone con un certo interesse per seguire le nostre trasmissioni. E quindi, essendoci l'interesse, è giusto anche che le persone stesse, quindi la parrocchia in sostanza, contribuisca e ci consenta di realizzare questa attività. Anche perché appunto la televisione diventa uno fra gli strumenti della parrocchia, quindi che serve alla parrocchia stessa per, come servizio, come svago, come crescita, opportunità di crescita per i giovani, quindi come gli altri strumenti entra a far parte, come dire, del bilancio della comunità. Quindi, quindi gli obiettivi in generale di San Paolo TV quali sono? Ovviamente quando si parte con un progetto gli obiettivi sono abbastanza ambiziosi, anche perché per partire c'è bisogno di puntare in alto, altrimenti non si partirebbe neanche. E quindi gli obiettivi, diciamo così, sono innanzitutto quelli di creare un po' di informazioni della vita della parrocchia, poi di dare l'opportunità di seguire qualche incontro, diciamo, a livello spirituale, di formazione. Noi poi abbiamo un servizio che è quello della Caritas, che coinvolge circa un 40-50 persone che vengono tutte le settimane a prendere cibo, vestiti qua in parrocchia, e spesso chiedono anche degli aiuti del tipo il lavoro, come si può regolarizzare una situazione, sono quasi tutti clandestini. Credo che possa essere un servizio interessante anche così proporre
questo tipo di attenzione, quindi dire quello che succede qua in parrocchia con la Caritas, di modo che anche le persone che ci seguono siano stimolate eventualmente anche a pensare a un modo come aiutare queste persone che vengono a chiedere una mano, e, o anche semplicemente offrire loro un lavoro, perché sono tanti, veramente tanti, quelli che cercano il lavoro, alcuni dei quali sono regolari, ma nonostante questo non possono lavorare. Quindi anche un servizio a questo livello che speriamo di poter realizzare grazie alla televisione. Sicuramente questo strumento potrà rendere, potrà pubblicizzare anche opportunità di lavoro, permettere, non so, si può ripetutamente passare una comunicazione per cui si dice che ci sono tot persone che cercano lavoro, che sanno fare quel tipo di lavoro, e chi all'interno della parrocchia può offrirlo si metterà in contatto, insomma, quindi amplificare queste esigenze anche, sicuramente. Altri obiettivi che avete in mente? Io penso anche al, uno degli obiettivi è quello di aggregare delle persone che per far televisione si trovano insieme, e quindi anche uno degli obiettivi è proprio quello di riuscire a farla e di riuscire a fare dei programmi. Già questo è un obiettivo, e quindi di coinvolgere dei giovani che si appassionino a questo tipo di esperienza. Ovviamente un coinvolgimento che, come dire, è uno dei momenti della nostra vita della parrocchia, accanto ad altri, però un coinvolgimento che attualmente chiaramente manca, fino a quando non partiremo proprio con le trasmissioni. E credo proprio che una volta che si parte, le persone interessate saltino fuori e arrivino. Per ora cos'è che è cambiato? Vabbè, adesso non avete ancora trasmesso, ma è cambiato qualcosa? Ma adesso, l'obiettivo di adesso è proprio quello di creare un gruppo solido su cui contare. Si sta un po', almeno io sto facendo dei colloqui, parlando e chiedendo disponibilità alle persone che mi sembrano più potenti. Voi avete realizzato il progetto, è cambiato qualcosa nella vostra vita? Per quanto mi riguarda mi ha coinvolto parecchio sta cosa, perché anche con questo mio amico con cui siamo andati fisicamente sul tetto, e no, è stato sicuramente interessante, comunque abbastanza tempo è stato speso in questa cosa, anche soprattutto per documentarsi, per entrare, è anche bello far parte di, come dire, di questa comunità virtuale, tipo anche di Telestreet. Io ho provato a aprire un forum dove per la verità non ci sono state tante risposte, comunque è stato un modo di... mi avevano anche contattato penso altri due ragazzi che stiano facendo tesi di laurea o cose del genere, per sapere, si sente, come dire, di far parte di qualche cosa, questo è sicuramente bello. Ecco, può essere interessante ipotizzare un palinsesto. Quali programmi? Lì è una bella sfida. Allora, sì, esatto, poi con chi ci sarà si vedrà. Però sarebbe interessante, non so, iniziare al mattino con una lettura del giornale. Ovviamente una volta alla settimana, perché tutti i giorni diventa un po' impegnativo. Sì, la lettura dei quotidiani sarebbe molto interessante. Quasi Don Milaniano. Magari. E quindi una cosa di questo genere, almeno i titoli e alcune informazioni. E poi ovviamente durante la giornata quello che si riesce a fare.
un notiziario dove invece diciamo quelle che sono le attività della parrocchia. E vi faccio un esempio, no? Perché che cosa fa la parrocchia? Vabbè, oltre alle celebrazioni, che è il momento più importante, oltre alla celebrazione delle messe, non so, noi quest'estate abbiamo fatto 5 settimane di centro estivo, vuol dire che 50 bambini ogni settimana sono qui dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, perché i genitori lavorano e non vanno in vacanza. Allora i bambini, finite le scuole, dove vanno? E quindi sarebbe interessante anche proporre, far conoscere questa nostra attività. Poi d'estate, sempre per rimanere vicini a noi, sono tornato ieri da una settimana in cui sono stato via con un gruppo di ragazze della nostra parrocchia in montagna. Anche lì è stata un'esperienza molto bella, perché ci siamo arrangiati a far tutto, a far da mangiare, a fare la spesa, a fare le pulizie, andare in montagna, a fare le gite. Quindi è un'esperienza che insomma fa crescere anche questa. Ecco, e quindi il notiziario che riguarda le nostre attività, quello che succede all'interno della nostra parrocchia. Ci si potrebbe allargare con uno sguardo anche al quartiere, e quindi a quella realtà che non riguarda strettamente l'ambito ecclesiale, ma che riguarda comunque la vita della nostra gente. E poi alla sera anche qualche trasmissione, il sogno è di fare qualche cosa in diretta, e quindi prendere un tema con una specie di tavola rotonda, due o tre persone che parlano, e poi dare la parola a chi ci ascolta, o a un pubblico in diretta, o ancora meglio a qualche telefonata. Questo sarebbe il nostro sogno, come dicevo, quando uno parte ha degli obiettivi molto alti. Dopo poi faremo quel che si può. La prima cosa, credo la più facile da fare, è quella di trasmettere in diretta la celebrazione della messa la domenica. Basta mettere una telecamera lì, e alcune persone proprio che non possono venire perché anziani, malati, così, sono sicuro, me l'hanno già chiesto, che con interesse vengono e parteciperebbero quindi anche più direttamente alla vita della nostra parrocchia. Sì. Per quanto riguarda le tavole rotonde, sono tutte occasioni che ci sono già durante l'anno, incontri vari dove si invitano persone esperte nei vari campi, approfondimenti su vari temi, ci sono già. L'unica sarebbe semplicemente riprendere questi momenti in cui ci sono poi, come sempre, diciamo, c'è sempre lo spazio per il dibattito, le domande, eccetera. Prendere questi momenti, riprenderli anche con una semplice telecamera fissa e mandarli in televisione, così uno d'inverno, se non vuole uscire di casa, uno che abita qua attorno lo vede in televisione, insomma. Quindi è un'occasione di questo tipo. E chi vorresti intervistare? Adesso in questi anni non ricordo. Però, non so, io mi ricordo l'incontro con Padre Gheddo, che è un personaggio, tra l'altro un giornalista anche, oltre a essere un padre missionario. Del PIM. È stato un incontro, al di là di tutto, con una persona importante, che ha dato una testimonianza della sua vita, in cui ha vissuto in tante parti del mondo come padre missionario. C'è stato anche un bel dibattito alla fine, abbastanza anche acceso, è stato molto interessante, perché c'erano presenti anche la missionaria saveriana, che ha una visione un po' diversa anche a livello, alla fine si arriva anche a livello politico, perché sono, diciamo, carismi diversi delle varie famiglie missionarie che guardano ad aspetti diversi. Era stato un bel dibattito, insomma, e questo mandarlo in TV in diretta sarebbe stato interessante. Poi altri ospiti? Io non so, facciamo durante l'anno il sabato un incontro in parrocchia con i ragazzi dalla prima alla quinta superiore. Di solito sono una quarantina i ragazzi che vengono. Lì quest'anno abbiamo fatto tantissime testimonianze, per dire anche del papà di famiglia, no? Senza andare a cercare dei nomi chissà quali. Oppure è venuto una volta un signore che gestisce una discoteca a parlarci del divertimento, di che cosa ci sta dietro la proposta di gestire una discoteca per i giovani. Era stato un incontro molto interessante. C'era stata un'altra testimonianza di uno studente
studente che a scuola, insomma, aveva avuto alcune difficoltà per aver espresso le sue idee da un punto di vista religioso davanti ai prof e ai suoi compagni di classe. Cioè, ci possono essere anche delle testimonianze molto spicciole, molto della vita quotidiana, che credo siano molto interessanti, perché come hanno interessato questi ragazzi possono interessare anche degli adulti in un eventuale dibattito, per cui anche le cose semplici hanno il loro valore. Forse anzi la TV di strada ha il vantaggio proprio di poter valorizzare quelle cose che nessun altro valorizza, che sono proprio queste cose semplici, cioè la testimonianza dello studente, di quello che gestisce la discoteca, che poi sono tutte persone che abitano qua nella nostra parrocchia e che hanno qualcosa da dire. E quindi credo che possa essere interessante anche amplificare tramite la televisione quello che già normalmente, ecco, noi facciamo. Avete pensato un linguaggio che potesse adottare o no, adesso pensando a questo tipo di incontro mi viene proprio è già strutturato con tipo, diciamo, i ragazzi con questa testimonianza, le domande che partono, quindi l'intervento sarebbe proprio minimo, una telecamera e un microfono, cioè il linguaggio in termini di montaggio, di contributi, di... per adesso personalmente non mi vengono in mente. Cioè, è una diretta dell'incontro. Ma io volevo aggiungere che, di nuovo sottolineare quello che esprimevo prima, cioè che credo nel valore di far vedere le cose semplici. Quindi la forza, la grandezza della TV di strada è proprio questa, senza un linguaggio particolare, senza una cosa studiata a tavolino, ma così com'è. E allora forse il linguaggio speciale è proprio quello della naturalezza e del far vedere appunto quello che già c'è, un po' come stiamo facendo noi adesso, no? Senza particolari cose studiate a tavolino o linguaggi speciali. Io dico, in fondo forse anche la tendenza a fare i reality show va in questa direzione, dove le cose normali, al di là dello stimolare delle curiosità eccessive, le cose normali diventa la cosa che fa notizia. Senz'altro, devo dire che anche, almeno personalmente, l'idea di dire oh, proviamo a fare una cosa di questo genere, sempre per via degli obiettivi molto alti, mi era venuta anche un po' per una certa rabbia, come dire, ma accipicchia, chi non ha niente da dire può dire un sacco di cose solo perché ha i mezzi per farlo, e io, questo era il mio discorso, che ho da dire non lo posso fare perché non ho i mezzi, è un'ingiustizia. Allora insomma, l'arrovellarsi per dire no, da questa cosa, se una cosa è ingiusta bisogna saltarci fuori, bisogna farla, ecco, perché chi non ha niente da dire appunto e non ha niente da proporre, niente tra virgolette, se non un discorso molto legato al commerciale, ha i mezzi per farlo, e questo non va bene. E quindi senz'altro è anche un discorso un po' di contrapporsi a questa idea per cui il mercato è quello che fa tutto. No. Personalmente io sono sposato da un anno e tre mesi e abbiamo deciso di non avere la televisione, quindi contrapporsi sicuramente alla televisione diciamo tradizionale, però sì, avere questo linguaggio semplice per parlare di noi, del quartiere. Io credo molto nel... da abbastanza tempo, diciamo, nel lavorare all'interno del proprio quartiere, cioè è fondamentale viverlo e lavorarci e osservarlo, guardarlo, criticarlo, e anche un'attività di questo tipo entra in questa, in questo senso, cioè il lavoro è per migliorare il quartiere, al di là di... e quindi anche la televisione intesa in questo senso. Legandosi sempre, continuando su questo aspetto, sulla questione della legalità e illegalità,
Eh sì, è stato uno dei dubbi, anzi, a essere sincero, sono stato un po' scoraggiato nell'intraprendere questa iniziativa, diciamo così, da dei miei confratelli. Cioè, cosa vai a fare? Un prete si pone al di fuori delle leggi, non è una bella immagine, ecco, che si può dare. Quello che mi ha incoraggiato invece è questo, cioè che non si dà fastidio a nessuno, che quindi non disturbiamo assolutamente nessuno che ha già tutti i crismi della legalità. Quindi primo, non disturbare nessuno; secondo, di fare una cosa buona nell'interesse della gente, nell'interesse del nostro quartiere. E poi terzo, quello che ho prima detto a microfoni spenti, cioè che questa via della legalità io non l'ho esclusa, anzi ho sollecitato con una lettera il Comune di Parma a inviare una richiesta al Ministero delle Telecomunicazioni per chiedere la regolarizzazione della TV di strada San Paolo. Ci saremmo impegnati, ci impegniamo a ripetere un segnale di una emittente comunitaria di Piacenza e poi a inserire all'interno di questo palinsesto anche le nostre informazioni, e questa sarebbe una via per ottenere una concessione da un punto di vista legale. Nel frattempo però noi cominciamo a fare le trasmissioni. Anche perché personalmente sono stato e sono un obiettore di coscienza, quindi cioè, la legalità ha senso finché... secondo me non bisogna semplicemente dire una cosa illegale non va fatta, appunto nelle condizioni in cui si può fare, quindi senza dar fastidio a nessuno, senza voler assolutamente guadagnare da questo, ma semplicemente vivendola come un servizio. Il fatto che sia contro la legge, che per adesso è così, magari cambierà, come lo è stato in tanti casi di obiezioni di coscienza, no? Cioè, sono tutte fasi in cui la legge è ancora in un modo, ma proprio perché ci sono tante persone che la contrastano, magari cambierà e quindi diventerà legale fra poco, sempre rispettando il discorso di non dare fastidio, di essere semplicemente un servizio e così via. Quindi San Paolo TV, la vostra antenna, adesso è comunque un segnale di protesta, no? Personalmente sì, appunto, perché il sistema delle comunicazioni è ovviamente stravolto in Italia. So che adesso non so in che tipo di graduatoria siamo stati messi, non nella fascia dei paesi in cui c'è libertà di stampa, non mi ricordo che graduatoria fosse. Comunque vabbè, personalmente questi sono... sì, esatto, quindi è una qualche cosa... Siamo, sì, cioè una situazione in cui non c'è niente di rispettoso di valori, insomma, e quindi personalmente la vivo anche in questo modo. Sì, io la vedo invece più come un servizio e un'opportunità. Nel 1994, io sono diventato prete nel 91, sono andato a incontrarmi con il responsabile, allora erano aree diverse, della Parmalat, dell'emittente Teleducato. Allora c'era Rete Emilia, perché gli avevo detto: ma scusi, ma cosa se ne fa di due emittenti? Una la dia a me, che così la cosa però non aveva funzionato. E quindi proprio fin da allora, più che come modo di protesta, per me era l'esigenza di esprimere quello, una possibilità di annunciare, ecco, ciò che è così, che in cui io credo e che penso possa valere la pena di essere conosciuto da parte di tutti. L'ascolto più che con adesso io pensavo agli appuntamenti in cui la comunità intesa come comunità parrocchiale si ritrova, sono ben definiti, cioè ci sono i momenti di incontro settimanali, e lì si può chiedere come
non so, avete visto, non avete visto, si vedeva bene, non si vedeva bene. Sicuramente c'è già un notiziario che è un qualche cosa di stampato, quindi un notiziario tipo un giornalino che viene, viene distribuito in tutte le cassette delle lettere della parrocchia, quindi per informare ad esempio sulla programmazione si potrà usare quello. Già quello va in tutte comunque le famiglie della parrocchia, che siano diciamo frequentanti o no, quindi lì già si può pubblicizzare tutto. Per sapere, per avere un ritorno, non so, si studierà qualcosa, comunque già ci sono le occasioni di incontro settimanali. Sì, io facciamo questo giornalino una volta al mese che va in tutte le famiglie della parrocchia. Le cose più lette sono il bilancio della parrocchia e poi la cosa più letta è i morti, anche pubblichiamo quello, e comunque un po' la sensazione, il polso del fatto che il giornalino sia letto. Io l'ho incontrato le persone quando, non so, vado nelle case per fare le benedizioni, per dire, ce n'è una che non è neanche cattolica, è protestante, tutte le volte mi attacca e mi dice: sì, ma perché la Chiesa cattolica fa questo, questo e questo? È una di quelle che legge tutto il nostro notiziario, da prima riga all'ultima, che è interessatissima perché vuole andare a cercare sicuramente qualche cosa su cui ridire, però una sensazione, ecco, che eventualmente anche la televisione possa essere vista, ce l'ho anche da questo piccola cosa che è il nostro notiziario mensile che va in tutte le case e che viene al di là delle mie aspettative letto. Non è che lo leggono tutti dalla prima riga all'ultima, però è abbastanza seguito, abbastanza vorrà dire che lo leggono un 30-40%, la nostra parrocchia di 5.000, 30% della gente. Ovviamente per i problemi che si dicevano prima, la terza banda, filtri negli impianti centralizzati dei condomini, direzione delle antenne direttive che qua sono, puntano tutte verso Monte Canate dove ci sono tutti i ripetitori, è veramente raro riuscire a ricevere segnali della nostra televisione senza un'antennina portatile, quindi sicuramente si consiglierà a chiunque voglia ricevere di installare un'antennina portatile, e la parrocchia ne ha già acquistate non so bene quante, una ventina, vabbè, da distribuire come prima distribuzione, sono una ventina, e sì, non so se in futuro se ne distribuiranno altre, magari sì. Don Francesco scherzando aveva detto, quando vado a benedire le famiglie invece di lasciare il santino, l'antennina, perché no? Non lo so, sì, dopo lì ogni famiglia veramente avrebbe la possibilità di vedere, di ricevere. Sì. Ma verificato proprio telefonando a casa della gente, come vedi, perché il modulatore, che è uguale al vostro, ha segnale di test. Sono le due barre bianche, abbiamo mandato quello per un po' e abbiamo telefonato, secondo noi andiamo su 360 gradi perché sono quattro antenne log periodiche a 90 gradi fra di loro, quindi secondo me un raggio di un chilometro si riesce a fare tutto intorno, perché siamo più o meno al centro della zona interessante, cioè della zona che vorremmo coprire. Proprio per adesso è stato un telefonare, dire prova a accendere, vedi, come vedi, ha un po' di nebbia, un po' così. Sarebbe interessante avere la vostra una cosa tipo la vostra televisioncina portatile per girare, quella si può, per avere un campionamento più distribuito, insomma. Sì. Non so se adesso sicuramente va malissimo, ma tipo 20 anni fa c'era una lottizzazione diversa, cioè secondo me
è abbastanza intrinseco nell'acquisire posizioni di potere il fatto di voler controllare anche l'informazione, cioè al di là di chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio. Quindi adesso sicuramente siamo nel punto di minimo, però penso che anche, non so, il periodo dei governi Craxi, eccetera, cioè la lottizzazione nei canali di Stato, così ci sia sempre stata, almeno la scelta dei direttori era evidente, cioè fiducia quindi no, non tantissima. Ma è chiaro che se queste nomine vengono date a una pluralità di individui, ci si controlla di più, no? Ci si controlla a vicenda. Però sì, mi sembra abbastanza intrinseco nel modello di società e di governo, ecco. Invece il giudizio sulla TV che hai, la lista che c'è adesso, da un po' l'abbiamo già fatto. Sì. Non la guardo, quindi, cioè, è un rifiuto, perché veramente, cioè, le campagne pubblicitarie, programmazione proprio minimalista, non so come dire, per spendere meno e comunque contare, come si era detto prima, che comunque verrà visto perché comunque viene accesa, anche se secondo me ultimamente quando si raggiunge l'eccesso si hanno anche degli effetti controproducenti, perché sentivo che certe trasmissioni di Italia 1 che hanno veramente esagerato nell'essere immondizie hanno portato degli sponsor a ritirare il proprio contributo, cioè non so se era la Ferrero, mi sembra, ha detto io il mio nome associato a questo programma non ce lo voglio, io non vi sponsorizzo più. Quindi anche, cioè, non si può esagerare anche nell'orrore, insomma. Dopo c'è qualcuno che è quello più importante, che paga, che si tira indietro. Quindi c'è forse l'unico freno può essere questo qua. Ma sulla televisione generalista io credo che il difetto della televisione, come di tante altre cose, sia quello di essere legato esclusivamente a un discorso economico. L'unico interesse è quello di realizzare qualche cosa da un punto di vista commerciale, per cui anche l'audience eccetera, noi siamo semplicemente materiale di commercio, e il rifiuto di questa mentalità radicale viene da un'esperienza, come dire, di una TV che non è commerciale. Io credo che le televisioni comunitarie siano il vero schiaffo a una televisione che invece generalista propone qualsiasi cosa, tanto alla fine rende. E credo che appunto anche le TV di strada, che non hanno nessun tipo di pubblicità o interesse economico, introito, siano una protesta contro una mentalità che è dettata unicamente dal profitto commerciale. Va bene, Nino, allora facciamo gli auguri a San Paolo di Noi. Grazie, che ringraziando davvero per l'intervista. Grazie. Grazie, e bocca al lupo per la tesi. Crepo il lupo. Già.